tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Scontro tra auto e moto Rosciano di Fano, a bordo del veicolo a due ruote, un vigile del fuoco che è riuscito a proteggere la figlia prima dell'impatto. Aset Holding chiude il bilancio con oltre 560.000 euro di utile. Il consiglio di amministrazione assicura che verranno rispettati i tempi per la fusione. Intanto l'opposizione attacca il PD accusandolo di voler vendere Aset S.p.A. Dopo il TG torna Primo Cittadino, il programma in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri. Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai titoli, un incidente è accaduto questa mattina alle 12.45 all'altezza del cimitero di Rosciano di Fano. Coinvolte nello scontro un'auto e una moto BMW di grossa cilindrata. A causare la collisione tra i due mezzi è stata la mancata precedenza della vettura, un'Opel Corsa guidata da una giovane ventenne che stava uscendo dal parcheggio per immettersi nella strada in direzione Bellocchi. Nell'urto padre e figlia di 9 anni a bordo del veicolo a due ruote sono caduti sull'asfalto, ma prima dell'impatto il papà, un vigile del fuoco, ha avuto la prontezza di stringere la bambina e proteggerla, tant'è che la piccola ha riportato solo ferite ad un gomito. Soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati a Santa Croce, per fortuna anche l'uomo ha riportato lesioni non gravi. Sul posto due ambulanze e la Polizia Municipale di Fano per i rilievi di legge. Un altro motociclista invece è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato poco prima delle 19 sulla strada del Boncio a Pesaro. Il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autocarro. Sul posto la Polizia Municipale di Pesaro e l'eliambulanza che, dopo aver prestato soccorso al Centauro, pare lo abbia trasportato al Torrente di Ancona. Cambiamo argomento. I carabinieri di Saluzzo in provincia di Cuneo hanno arrestato due gemelli albanesi di 30 anni accusati di aver messo a segno oltre 100 furti e rapine in case e ville del centro-nord Italia, anche nella provincia di Pesaro e Urbino. Già fermati nell'inverno scorso erano riusciti a fuggire malmenando i militari della pattuglia. Dalle tracce di sangue di uno dei due rimaste sulla divisa di un carabiniere, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei gemelli. Per comunicare tra loro utilizzavano telefonini intestati ad extracomunitari che cambiavano di continuo. Inoltre usavano due auto di grossa cilindrata sequestrate. Sequestrati anche 24.000 euro in contanti, diamanti, 5 orologi Rolex e altri di pregio, inoltre una sessantina di monili d'oro, in tutto per un valore complessivo di circa 300.000 euro. I malviventi sono accusati di furto aggravato e continuato in abitazione, rapina aggravata, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Cambiamo di nuovo argomento perché alcuni pensionati della CISL si sono incontrati oggi per fare il punto su alcuni temi che stanno a cuore degli anziani, come quello della sanità e delle pensioni troppo basse. Vediamo com'è andata. Grande partecipazione dei pensionati CISL della zona di Fano, Fossombrone e Pergola all'assemblea programmatica e organizzativa che si è svolta a Sant'Ippolito. Al centro dell'attenzione i temi della sanità e della non autosufficienza, della sentenza della Corte Costituzionale sul blocco 2012-2013 della perequazione delle pensioni, ma anche la richiesta di un fisco più equo e giusto. A fare il punto il responsabile Luciano Rovinelli. Noi rappresentiamo come FNP CISL quasi 9.500 iscritti, abbiamo una buona presenza insomma, sul territorio, rappresentiamo quasi il 60% dei pensionati e però hanno una grossa difficoltà dal punto di vista retributivo, insomma le pensioni, la media è una media che si aggira su 750 euro in pratica mensili e tenendo conto che poi ci sono anche quelli da 500-400 euro in pratica, teniamo presente che a vivere con queste somme oggi è estremamente
veramente difficile, insomma. Oltre alla rivalutazione delle pensioni, ha precisato Rovinelli, ci battiamo anche per un altro obiettivo. Principalmente per dare ai pensionati quei famosi 80 euro, specialmente i pensionati al minimo o quelli che percepiscono in pratica 500 euro che sono stati esclusi. Il responsabile CISL Fano, Giovanni Giovanelli, è intervenuto invece sulle irregolarità inerenti all'ambito territoriale di Fano, chiedendo una pronta risposta da parte dell'amministrazione comunale. C'è stato infatti un problema di gestione ordinaria, spiega Giovanelli, perché tutti i fondi girati all'ambito devono essere rendicontati illustrando in quale modo siano state spese le risorse. Se questo non avviene, così come è accaduto, la Regione Marche, che è l'ente erogatore per il settore del sociale, interrompe il trasferimento anche per quelle che l'ambito ha già anticipato. Questo si ripercuote sui 12 comuni che ne fanno parte, con il rischio di un grave buco di bilancio e con il conseguente blocco delle attività. La vicenda dell'ambito sociale ci preoccupa in quanto per due aspetti. Il primo, perché c'è il blocco di tutte le attività di assistenza alle persone più deboli, quindi anziani, invalidi, portatori di handicap, giovani, contrasto alla povertà, con il blocco anche della gestione delle risorse, perché l'ambito gestisce per i comuni che fanno parte dell'ambito risorse significative, e soprattutto quello che ci preoccupa è anche la mancanza di una decisione veloce proprio sulla gestione ordinaria dell'ambito, perché l'ambito sociale è il punto di riferimento per tutte le politiche sociali sia della Val Metauro che della Val Cesano. In questo chiediamo al Comitato dei Sindaci, al Comune capofila dell'ambito, che è il Comune di Fano, una decisione veloce e rapida, perché non possiamo scavalcare agosto in attesa di una decisione. L'Asset Holding è in buono stato di salute. Questa mattina la Presidente Susanna Testa, affiancata dai consiglieri, ha presentato il bilancio 2014 chiuso con un utile di oltre 560.000 euro. E per la fusione delle due Asset è stato assicurato il rispetto dei tempi. Servizio di Lino Balestra. Asset Holding chiude il bilancio 2014 con un utile netto di 563.712 euro, accodandosi in continuità ai bilanci prodotti in questi anni dalla holding, che attestano ancora una volta la corretta ed attenta gestione della società. Bilancio approvato all'unanimità dai soci il 3 luglio scorso, confermando così lo stato di buona salute in termini economici e finanziari della società pubblica Asset. Questa mattina la Presidente Susanna Testa, affiancata dai consiglieri Teodosio Auspici e Gianluca Cespuglio, ha voluto rendere partecipe la comunità di tutti gli aspetti della gestione dei servizi e della progettualità messa in atto in questo segmento di mandato che il nuovo CDA ha affrontato. Per quanto riguarda i progetti molti, a partire appunto dalla gestione delle farmacie, la realizzazione dell'impianto di cremazione, l'implementazione e il miglioramento delle soste a pagamento, delle aree di sosta a pagamento, la riqualificazione e poi appunto l'illuminazione votiva, e quindi tutti quanti i servizi che come dire, gestiamo adesso, ma gestiamo al meglio, sono sempre stati e cercheremo chiaramente di migliorare. Anche il tema della fusione è stato messo sul tavolo con un messaggio chiaro, assicurando il rispetto dei tempi in base alla delibera del Consiglio Comunale delle linee di indirizzo del 4 marzo scorso. Ecco, un tema anche importante, quello della fusione. Avete accolto bene, insomma, sostanzialmente l'advisor, e ci tenete a sottolineare che siete pro fusione, ma con norme certe e in maniera dovuta. Sì, noi ci siamo attenuti strettamente a quanto è stato deliberato dal Consiglio Comunale di Fano a febbraio, e abbiamo ovviamente dato il via a tutta l'intera procedura che ovviamente ha dei tempi, perché abbiamo qualificato le società che hanno manifestato l'interesse, no, a svolgere questo compito di advisor. E successivamente abbiamo elaborato il disciplinare, che ad oggi è stato inviato al gabinetto del sindaco, all'ufficio del gabinetto del sindaco, perché deve essere poi approvato dalla giunta comunale. Quindi ci sarà successivamente il passaggio e l'invio alle diverse società. D'altra parte l'opposizione fanese attacca il Partito Democratico accusandolo di voler vendere Asset S.p.A., ma rimprovera anche il sindaco di Fano Massimo Seri di essere una pedina nelle mani di Ceriscioli e del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Sentite il perché in questa dichiarazione del consigliere Alberto Santorelli.
Le dichiarazioni del sindaco di Pesaro Ricci, del presidente della regione Ceriscioli, ormai scoprono le carte sulla volontà del PD di accorpare l'ASET in Marche Multiserviziere. Infatti il sindaco di Pesaro e il presidente della regione hanno parlato della volontà politica di arrivare ad un'unica società nella regione Marche e l'hanno fatto la presenza del presidente di ERA durante l'approvazione del bilancio dei Marche Multiservizi. Questo è gravissimo perché parlano a nome del comune di Fano, che si è già espresso per invece mantenere l'azienda pubblica, si è espresso tutto il Consiglio Comunale, come si è espresso per arrivare in tempi brevi alla fusione delle due aziende. Fusione però che ancora non abbiamo visto, che aspettavamo entro il 30 giugno e a questo punto immaginiamo che non c'è stata e non ci sono progressi in questo senso proprio perché il PD non vuole. Il PD vuole vendere l'ASET, il PD sta facendo il buono e il cattivo tempo con i rifiuti e con i soldi dei rifiuti che i cittadini pagano alle aziende, non rendendoci conto invece del gioiello che abbiamo, che è l'ASET, che deve rimanere in mano pubblica. Questo a noi non va bene, per questo abbiamo presentato una interrogazione con la quale chiediamo una volta per tutte al sindaco di avere autonomia, di non farsi mettere i piedi sopra dal sindaco di Pesaro, al presidente della regione, e chiediamo soprattutto risposte definitive rispetto all'ASET, rispetto al processo di fusione, perché un tema così importante non può essere lasciato alla decisione di un unico partito, dell'arroganza del Partito Democratico. E domani, venerdì 10 luglio, la città di Fano e tutta la diocesi festeggeranno il santo patrono paterniano. Anche per quest'anno è stato organizzato un lungo cammino di preghiere e di comunione fraterna. Il tutto culmina con il triduo e con le celebrazioni per la solennità del santo patrono. In questo cartello vedete gli orari delle sante messe previste per domani. Alle 10.30 invece il solenne pontificale presieduto dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo metropolita di Ancona Osimo e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. Alle ore 21.15 verrà celebrata una santa messa presieduta dal vescovo Armando Trasarti, al termine un concerto itinerante del complesso bandistico Città di Fano, diretto dal maestro Andrea Graganti, dalla Basilica di San Paterniano a Piazza 20 Settembre. Sabato 11 luglio alle ore 18.30 è prevista una santa messa secondo le intenzioni dei benefattori della festa. Domenica 12 invece è in programma il settimo pellegrinaggio a piedi dalla grotta di San Paterniano al santuario del patrono. Per le ore 16 è previsto il ritrovo alla grotta, una santa messa e poi la partenza per il pellegrinaggio. Alle ore 20 arrivo al santuario e una preghiera per il patrono. Alle ore 15.30 partirà un pullman gratuito dal parcheggio degli ex carri del carnevale diretto alla grotta di San Paterniano per solo andata. E sempre domani sera, e quindi venerdì 10 luglio alle ore 22.30, si svolgerà la tradizionale tombola di San Paterniano in piazza 20 Settembre. Vediamo. La storica tombola di San Paterniano anche quest'anno è organizzata in occasione della festa del patrono di Fano. Una tradizione fanese ideata da padre Damiano subito dopo la seconda guerra mondiale e poi organizzata da padre Damiano stesso e dai frati di San Paterniano fino al 2008. Un evento radicato nella comunità che ha modo di sostenere i più bisognosi in un giorno che dovrebbe essere di festa per tutti. L'invito ai cittadini di partecipare, sono questi ragazzini che con le magliette gialle che girano per Fano in queste ore, domani per staccare un po' di biglietti, va ricordato che va in beneficenza, va per il vescovo, per i frati di San Paterniano, in momenti così difficili è un piccolo ma importante segnale di una comunità che si stringe attorno a chi ha più problemi. Un partner importante per questo atteso appuntamento popolare, la Carifano, che vede la propria sede proprio affacciarsi sulla piazza dove avverrà il sorteggio dei numeri fortunati domani sera. È una bellissima tradizione, io l'ho percepita capendo e parlando con i colleghi, con l'entusiasmo che i colleghi mi hanno trasmesso, mi hanno fatto capire quanto importante è questo festa del patrono, questa tombola per i cittadini di Fano. Dal 2008 in poi i frati non sono più stati in grado di organizzarla e così l'amministrazione comunale ha incaricato l'ACLI di Sant'Orso di farsi carico sia della vendita dei biglietti che dell'organizzazione dell'evento. E quindi tutto pronto qui per celebrare questo rito ormai amatissimo e anche solidaristico per il bene di una comunità importante, il Torricino con i numeri che vedete.
vedete alle mie spalle sarà quello che decreterà il vincitore della tombola di San Paterniano. Più gente interviene meglio è, poi la finalità diciamo è quella che è naturalmente il montepremi che è di 2000 euro diviso in 250 euro la quaterna, 500 euro la cinquina e 1250 euro la tombola. Inizio a? Allora, iniziamo già alle 9 con il gruppo che fa un po' di musica, ci allieta, il gruppo si chiama Frammenti di Suono e poi alle 10:30 c'è l'estrazione la classica estrazione della tombola, sperando diciamo che arrivino i numeri prima possibile per far vincere qualcuno. E festa speciale a Famiglia Nova per il compleanno centenario del signor Bruno Gambini, nato a Rosciano il 7 luglio 1915, è stato sposato per 61 anni con Luisa, ormai defunta, della quale è stato molto innamorato. Dal matrimonio hanno avuto due figlie che gli hanno donato 5 nipoti. Il signor Bruno, che ha lavorato prima come agricoltore e poi nelle ferrovie dello Stato, ha spento le 100 candeline nella casa di riposo Famiglia Nova a Fano, dove è arrivato 2 anni fa per una rottura di femore, dalla quale dicono si è ripreso meglio di un ragazzino. La responsabile Deborah De Angelis racconta come nonnino sia un compagnone che non disdegna mai una chiacchierata, legge il giornale, guarda la TV e ama passeggiare. È completamente autosufficiente, racconta Deborah. Quando vede qualcuno passare ha sempre una parola gentile e anche una battuta pronta. Ha molto senso dell'umorismo. Quando invece gli chiedono se ha qualche dolore, lui ringrazia, rispondendo con un sorriso che sono dolori di gioventù. A festeggiarlo, come vedete anche nelle fotografie, il sindaco Massimo Serra e l'assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi, che hanno donato al centenario una targa di onorificenza. E fervono i preparativi anche per la 31esima edizione della festa della Cresciamatta. L'evento torna ai Tre Ponti da domani fino a domenica 12 luglio. Stasera partiamo con questa serata di una tombolata di beneficenza, dove noi invitiamo tutti i nostri amici che giocano a calcetto nei nostri campi. Questo è l'invito annuale. Io tutti gli anni i miei abitué, clienti abitué, invito a cena gratuitamente. Poi stasera abbiamo abbinato gli amici della tombola, perciò è una serata tranquilla. Poi da domani partono i 3 giorni importanti con delle belle orchestre, domani il grande evento, un'orchestra delle migliori a livello nazionale, sabato avremo la tradizione e domenica chiudiamo con Mario Riccardi, una nostra orchestra qui locale, delle migliori qui locali. Perciò grande orchestra, di solito Tre Ponti, siamo la 31esima edizione, la festa più vecchia che abbiamo a Fano, purtroppo già il nome dice più vecchia, dice, vuol dire che young and passati, eh? Però ecco, una bella festa, una bella tradizione, bella Cresciamatta, e un grazie a tutti i miei volontari che mi danno una mano. Ecco, però dopo domenica non finisce, Tre Ponti ha in serbo anche altre serate. Sì, la prossima settimana, sempre nell'ambito della Cresciamatta, lunedì all'Arena BCC, che è proprio qui di fronte, avremo il GAF, le compagnie del teatro sotto le stelle, e poi venerdì chiudiamo questa settimana di fuoco, da venerdì a venerdì, con il concorso di barzellette. Siamo alla 6ª edizione del barzellette, è un'altra cosa di quelle che oramai ha colpito, tanta gente si vuole iscrivere, adesso abbiamo allargato il tiro, no? Perché prima prendevamo Tre Ponti dintorni, poi Lucrezia, adesso Monbaroc, Pesaro, praticamente il giro si allarga, perché è giusto che sia così, la gente vede le cose che apprezza, che gli piacciono, perciò venerdì sera finiamo col concorso di barzellette. Il cielo di Fano si tinge di rosa e di solidarietà. L'aeroporto l'11 e il 12 luglio le migliori atlete di tutta Italia tenteranno dall'alba al tramonto il 3° record femminile italiano di grande formazione in caduta libera. Nella giornata di domani si concluderanno i lanci di allenamento che le hanno viste impegnate nei mesi scorsi sia a Fano che a Terni per dedicarsi nel fine settimana alle prove ufficiali di record monitorate da giudici per omologare e ufficializzare l'eventuale risultato. L'assessore allo sport e ai servizi sociali del Comune di Fano, rispettivamente Caterina Del Bianco e Marina Bargnesi, sono state coinvolte dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Le Marche, che ha deciso di devolvere l'incasso di questa spettacolare giornata in rosa all'Associazione Domo Mia di Fano, che si occupa di supportare le famiglie monogenitoriali.
E vi ricordo che fra poco in diretta torna il programma di Fano TV Primo Cittadino, per cui il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi. Prima dunque facciamo così, qualche minuto di pubblicità, una nuova puntata del programma In Cucina con lo Chef e poi ci ritroviamo qui. A fra poco.